Dopo aver battuto Napoli e Juventus, il Torino ha fatto centro anche a San Siro contro il Milan, confermandosi terzo incomodo, e che incomodo, nella corsa allo scudetto. Del Torino piace il gioco, che è il suo perno nel centrocampo, dove il gran dinamismo di Patrizio Sala si accomuna all'estrosità di Claudio Sala e al senso tattico di Zaccarelli e Pecci. Ma non solo questi quattro uomini fanno il gioco. È proprio la manovra collettiva, con il costante inserimento di difensori, a fare del Torino una squadra completa. Il Milan ha opposto quello che ha in questo momento. Il rientro di Chierugi non è stato brillante. Santina lo ha sempre annullato con sufficiente disinvoltura, cosicché l'ala sinistra del Milan si è fatta notare soltanto sui calci piazzati. Dopo un gol del Torino non convalidato dall'arbitro, è stato però il Milan a sfiorare la segnatura con Villa, che metteva fuori da facile posizione. Quelli dei rossoneri erano comunque spunti isolati, mentre il Torino sfruttava meglio la sua manovra e soprattutto trovava spazi sulla fascia laterale sinistra, dove Zaccarelli si faceva trovare sovente smarcato. E lo era ancora di più al 20esimo, quando il suo marcatore Benetti era fermo per infortunio. Zaccarelli filava spedito, superava Turone, poi si presentava da solo davanti ad Albertosi, battendolo sul tempo. Torino 1, Milan 0. E sulle panchine l'atmosfera era ovviamente diversa. Prima del riposo, ancora il Torino con Claudio Sala sfiorava il gol. Era bravissimo Albertosi ad intercettare il tiro nonostante la deviazione di Anquilletti. In sostanza, il Torino ha fatto vedere il meglio di sé quando si è trovato in vantaggio, ed anche in apertura di ripresa il suo gioco metteva in difficoltà i rossoneri. Gli scambi tra le punte Graziani e Pulici, nonché le incursioni dei centrocampisti, apparivano assai validi. Qui Turone devia oltre il fondo il tiro di Graziani. Al sesto minuto però il Milan andava a segno con Maldera su triangolazione Chierugi-Villa. Il tocco del milanista era preciso e metteva fuori causa Castellini. 1-1, e questa volta Trapattoni appariva più sereno. Non solo, ma dopo il pareggio il Milan sembrava più rinfrancato, mentre i Granata non riuscivano a riordinare le idee. Per una decina di minuti è stato così il Milan a condurre il gioco e a far vedere qualcosa di buono. Su azione viziata da fuorigioco di Villa, segnalato dal guardalinea ma non rilevato dall'arbitro, Salvadori rimediava oltre il fondo su Bigoni. Poco dopo Villa si trovava sul piede la palla del possibile 2-1, ma metteva fuori. Pian piano, tuttavia, il Torino ritrovava lucidità di gioco e pericolosità d'azione. I suoi uomini avevano speso molto nel primo tempo, ma la manovra si snodava ancora con ordine e Zaccarelli impegnava di testa Albertosi ad una difficile deviazione. E a 6 minuti dalla fine, Graziani siglava il gol partita su centro di Salvadori, servito a sua volta di tacco da Claudio Sala. Un bel gol indubbiamente, ma sul quale pesa l'accusa alla difesa milanista di aver lasciato incustodito davanti ad Albertosi il centravanti granata. Da un'altra angolazione si vede ancora meglio come Graziani sia trovato da solo di fronte al portiere. Bello comunque il suo tocco in tuffo. È il 2-1, un gol che dà al Torino la vittoria a San Siro, dove non aveva vinto dal lontano campionato 1953-54. Inoltre è un gol che porta i Granata ad un punto della coppa di testa Napoli-Juve. Per il Milan è invece un gol che molto probabilmente lo condanna ad un ruolo di secondo piano in campionato.